Ciao a tutte e a tutti. Un piccolo video di creazioni di cucito. Alcune non le ho più, quindi non so se questo video lo attaccherò a qualcun altro così da farne uno in totale, oppure anche se piccolissimo lo caricherò ugualmente. Comunque vi faccio vedere le piccole creazioni che ho realizzato questo periodo, anche perché poi una andrà via, quindi non so altrimenti come farvela vedere. E partiamo dalla prima che ho realizzato, una pochette, come potete vedere è abbastanza grande, fatta così, dietro a pois, davanti a questo tessuto molto carino. Ho messo anche la maniglietta, così si può infilare la mano, si apre e l'interno è imbottito e ha una piccola, una tasca chiusa con un bottoncino a pressione. In questo modo, se si vuole mettere il cellulare o altre cose, la tasca è abbastanza grande, è imbottito e niente. Questo l'ho fatto dato che stavo cucendo un po', opla, è chiusa, e questa è una. Poi ho realizzato questa sorta di piccola pochettina per gli spicciolini, però ho pensato che sarebbe carino anche come per riporre il salvaslip magari nella borsa. È fatta così, abbastanza capiente, è un esperimento, e ho visto l'immagine sul web e poi l'ho riprodotta, mi sono fatta il cartamodello niente, fai e disfa, poi alla fine ci sono riuscita. Ho messo un piccolo bottoncino, dentro si possono mettere le monete oppure, come ho detto, anche il salvaslip con la bustina dentro, e tenerlo in borsa per non essere, insomma, a vista così. Ho anche delle medicine, delle pastigliette, insomma, quello che si vuole. Penso che questi ne farò alcuni per Natale, perché poi li porterò al mercatino di Natale, dato che mi chiedono spesso dei pensierini un po' economici, diciamo, e questo è abbastanza. Poi il tessuto è quello che avevo preso, Gorius, e quindi è abbastanza carina. Mi è stato richiesto il tutorial da alcune ragazze, non so, è probabile che lo faccia, magari facciamo insieme il modello, vi faccio vedere come disegnarlo, tanto è abbastanza semplice, poi faremo la realizzazione insieme, vediamo un po', è ancora in forse. E poi questo mi è stato richiesto da una ragazza, è un portauncinetti, il tessuto è molto bello, mi era stato regalato da Deborah, la ragazza voleva un tessuto attinente al cucito e io avevo solo questo, quindi un pezzettino l'ho tenuto per me, un pezzettino l'ho usato per lei. Si apre così ed è composto in questo modo. Lo metto così magari lo vedete meglio. Qua ha tante piccole taschine di varie dimensioni per mettere gli uncinetti. Aspetta. Così, così. In alcune tasche ce ne stanno anche due, volendo. Poi le taschine vanno gradatamente ad aumentare di grandezza, di larghezza. La prima, dal lato opposto, è per mettere le forbici, in questo modo qui. Poi qua io mi sono permessa di aggiungerlo, lei non me l'ha chiesto, però io ho pensato di metterle un portaspilli, un puntaspilli, che si può anche staccare così. Vedete, ho messo un bottoncino, così se lei lo vuole staccare per tenerlo a portata di mano, si possono mettere anche gli spilli di sicurezza. In genere chi fa amigurumi li usa, e quindi ho pensato che fosse un'idea un po' carina. Poi si può girare anche così, si può mettere così o così, come vuole. Poi mi aveva chiesto due tasche e io ho messo una chiusura qui e ho fatto due tasche, una più grande e una leggermente più piccola, se per mettere magari filo, aghi, non so, e qua il lavoro è iniziato. E all'interno ho sempre questo tessuto trapuntato e poi anche qua può puntare degli spilli, insomma quello che si vuole. Ho messo l'etichetta handmade perché è fatto a mano. E il retro è così, questa stoffa molto bella.
Niente, questi sono i miei piccoli lavoretti, diciamo, dell'ultimo periodo, anche perché ha fatto caldo, io sono andata al mare, ogni tanto vado fuori e quindi non ho combinato granché. E quindi se farò altri lavori magari attaccherò il video e ne farò uno unico, altrimenti io vi saluto già da ora. Quindi state attenti se il video continua. Ciao! Ecco un altro piccolo lavoro che mi è stato richiesto, è una custodia per la piastra o per la reccia a capelli. Avevo fatto anche il tutorial, casomai vi metto il link qua nel box info se volete farlo anche voi, seguire il tutorial, lo trovate qua sotto. La stoffa è stata scelta dalla ragazza che me l'ha chiesto, quindi ha scelto i buffetti. All'interno è sempre con questa piccola imbottitura trapuntata. Qui si infila la piastra. Un po' con la mano se riesco, ok. Poi si chiude col bottoncino e nel retro ha una tasca dove mettere il filo. Quindi la presa. Un filo elettrico, insomma, con una mano non riesco a farvelo vedere, però se andate a vedere quel video potete vedere come l'ho realizzato e come è funzionale. Poi ho messo un piccolo bottoncino e voilà, ed è chiusa, molto carina. Poi ho preparato anche un sacchettino, sto facendo delle piccole cose in previsione del Natale, così magari ho anche un'idea delle cose da preparare, insomma, quindi preparo un prototipo di ognuno, poi quando sta per arrivare il Natale magari ne faccio un paio. E questo è un sacchettino portalingerie, molto carino, anche di questo vi lascio il link del tutorial del sacchetto, l'avevo fatto col cagnolino, quindi cambia solo l'applicazione. Il sacchetto è molto semplice, se volete seguire anche quel tutorial vi metto il link qua sotto nel box info. E niente, questi sono ritagliati a mano, poi sono attaccati con la fliselina biadesiva, quindi col ferro da stiro, e poi ho fatto, vedete, ho un festoncino con la macchina per bloccare il tutto. Qua ho messo un nastrino così fatto a zigzag, non rende il colore, è rosa anche il nastrino. E poi qua ho messo un pezzettino un pezzettino che aveva tanti fiorellini uno presso l'altro, io li ho tagliati e ne ho messo uno qui e uno qui. Forse si vede che è rosa la trinetta, è un rosa delicato. Niente, mi piace molto. Questo sacchettino, accidenti un po'. Mi piacciono molto questi sacchettini così. Me li hanno richiesti quando ho fatto il mercatino, ma io non li avevo preparati. Li avevo preparati solo per i bambini, per mettere il pigiamino. E invece questa può essere un'idea carina, anche da regalare, perché quando si va in viaggio si mette la biancheria dentro e non sta a contatto con l'altra roba. Per il momento io vi lascio. Vediamo un po' se faccio anche altri lavori di cucito, metterò il seguito qui. Ciao!